Buongiorno muchachos! Guardate che faccia abbiamo! Non immaginate quanto abbiamo dormito! E sentite che casino! Questa mattina il risveglio esorbitante. Scoppiettante! Siamo arrivati nella città capitale dello stato omonimo, e cioè Guanajuato. Città patrimonio mondiale dell'umanità. Bravo, hai studiato? Ho studiato. E ieri pomeriggio abbiamo percorso quei circa 70 km che dividono le città, giusto? Sì. E siamo anche passati in una bella zona verde. E ci siamo un po' goduti il panorama e siamo arrivati finalmente a Guanajuato. Abbiamo parcheggiato proprio nel centro della città, motivo per cui di fronte alla via c'è abbastanza casino. Guidare è sconsigliatissimo, ragazzi, è un casino. Quindi raggiungeremo il centro di città a piedi oggi. I nostri zaini sono pronti, quindi ci incamminiamo e andiamo. Questo è dove abbiamo parcheggiato a Guanajuato, di fronte a una strada principale. Abbiamo dormito bene, però non è passato nessuno questa notte, quindi pochi rumori. E siamo a 2 km, come ha detto la Flecchia, dal centro, ce la faremo a piedi. La giornata è bella, ma tanto, come sempre, poi si annuvola e viene la pioggia. Stanotte infatti ha piovuto. E niente, siamo pronti ad andare. Siamo pronti a fare un'altra città patrimonio dell'UNESCO, e vediamo cosa ha da offrire. Quello che vedete alle mie spalle è un bar. Insomma, un caffè posto sopra un ponte ed è molto conosciuto qui a Guanajuato e anche molto fotografato. Siamo arrivati di fronte al teatro Juarez, il teatro più bello della città, ma anche il teatro più bello e magnifico che abbiamo visto sino ad ora. Costruito alla fine del 1800, ricco di statue e maestose colonne. Nell'università più famosa di Guanajuato. Per raggiungerla ci sono 133 scalini. È stata costruita nel 1950. Il colore è un mix tra bianco e grigio ed è l'università più bella e più fotografata di tutta la città, che è una città universitaria, quindi ce ne sono diverse, ed è anche super giovanile. Ci sono tantissime feste proprio per questo motivo. C'è un sacco di gente e tutti vogliono scattare almeno una foto con questa struttura. Text me back, throw me a kiss instead of them tricks. Don't make it hard. I wanna celebrate, you know, our togetherness.
both mind and flesh. Only we know how it goes. We know how it goes. Our togetherness, both mind and flesh. We know how it goes. Si cambia città, ma la storia si ripete. Ci ritroviamo davanti a una gelateria. Si spera, dicono che è italiana. Questa volta abbiamo scelto italiana perché quelli che vendono in giro messicani che la chiamano neve, che è gelato per loro, ma non è gelato, cioè è granuloso, si sente il ghiaccio, cioè non lo sanno fare. Siamo onesti, non è buono. Non è buono. Qui invece è gelateria italiana e a vedere i gusti sembrerebbe autentica, perché ci sta la stracciatella, il pistacchio, il fior di latte. Vediamo però, dobbiamo provarlo. Dovete sapere che Citta è molto esigente, non lo conoscete bene, è cresciuto bene. È un'ora che stiamo aspettando. Sto facendo una crepe. Il gelato sarà ancora più buono. Sì, ma sarà sciolto. È un biscotto. Solo quando vivi all'estero a lungo ti rendi conto di quanto sei fortunato ad essere italiano. Abbastanza cremoso, dai, è italiano. E abbastanza buono, dai. Sì. Potete notare tutto il gelato sulla barba del cibo. Istruzioni su come mangiare il gelato per piacere, al prossimo video commentate così aiutate la Flecchia a capire come si fa. È esploso! Guarda. Gelato mangiato, siamo pronti a ripartire. Andiamo a rinfrescarci in uno dei tanti tunnel della città o a respirare un po' di smog, vediamo. Questa è la cosa più particolare di Guanajuato, che la rende una città diversa e unica nel suo genere. Proprio sotto al centro storico c'è una serie di tunnel utilizzate per il traffico automobilistico. Il primo tunnel, che tagliava completamente e attraversava tutta la città, è stato realizzato nel 1905. Hanno deviato il corso di un fiume e hanno utilizzato il letto del fiume ormai prosciugato per fare il primo tunnel. Nell'arco del tempo poi ne hanno costruiti altri 8 e sono utilizzati principalmente per muoversi all'interno di Guanajuato. Ci sono anche tanti parcheggi e ci sono persino le fermate di pullman. Dobbiamo dire la verità, sotto nei sotterranei si sta da Dio, è freschissimo. Solo che ti respiri lo smog di tutte le macchine. Cioè se anche quello è lato negativo. Siamo al Caleón del Beso, cioè la via del bacio. Tantissimi turisti vogliono venire qui, scambiarsi un bacio passionale e immortalarlo con una fotografia. Ora vi racconto un po' com'è nata questa cosa. Alle mie spalle vedete un balcone, alla mia sinistra. Questo è il balcone di Anna, la figlia di una ricca famiglia spagnola. Anna si era innamorata di un povero minatore, di nome Carlo. Ai due giovincelli non gli era permesso vedersi dal padre di Anna. E così il giovane Carlo ha affittato il balcone di fronte alla stanza di Anna per poterla vedere di nascosto. E da qui è nata la leggenda del bacio, perché i due giovani si baciavano di nascosto dai loro due balconi. La storia è finita in tragedia perché il padre di Anna ha beccato i ragazzi e ha ucciso Carlo. Povero minatore! Instead of fighting it, really gonna brighten the night. I'm going to hell and back by doing that. Always gonna be alright. I'm on the edge, not falling. If you're not calling, I'm gonna be just fine. And I guess naturally, you might find me 6 feet underground.
città. Potevamo non fermarci al mercato? Spettacolo che non ha molto senso, un po' come tante cose in Messico, però è divertente, quindi ce lo godiamo. Nel frattempo le macchine devono passare, loro non le fanno passare, bloccano la strada. Ho le orecchie che mi stanno scoppiando, 5 minuti che siamo stati là. Non abbiamo capito davvero il senso di questa cosa, ma loro l'importante è che fanno casino, rumore, sono contenti. Siamo in Messico! Città. Come potete vedere anche questa chiesa ha dei colori vivaci, come le chiese di tutto il Messico. Vai, vai, dai, dai, sparro! Amucciacios! Ci siamo un attimo messi in un angolino perché vogliamo commentare questa città. Secondo noi è la città più bella del Messico che abbiamo visto finora. Colorata, piena di cose da vedere e da fare. Non lo abbiamo detto, ma è una città abbastanza storica che è stata fondata nel 1559 in questa che è una zona ricca di oro e di argento, motivo per cui è nata. Merita assolutamente una visita e quindi noi siamo contenti di aver speso questa intera giornata, che però non è finita, non finisce qui. Andiamo a prendere una funicolare che ci porta in alto dove c'è la statua del Pipila. E da lì avremo tutto il panorama della città. Di farcela a piedi, perché a noi non ci spaventa salire in alto dove tutti prendono la funicolare, noi prendiamo le nostre gambe. Vedi, se non ce la fossimo fatta a piedi non avremmo scoperto questa via. Stavo pensando al ritorno di comprare due moschettoni e scendere con i cavi elettrici, fare una sorta di zipline, perché ci sono e sono abbastanza bassi. Pipila! E Pipila, siamo arrivati. Siamo arrivati in cima con le nostre forze, senza prendere la funivia. E in tutta onestà, se le case non fossero colorate da qui, quindi da quassù, non sarebbe nulla di che. Quindi basta poco per rendere una città speciale. Guardate che meraviglia! Tutta la vista a 360 gradi. Quanto è bella questa!
questa città, ci piace un casino. E arriveremo nel punto che si chiama El Pipita, giusto? No, è da là che c'è il viewpoint. È il statua. Pipina, è la statua del Pipina? Il Pipina e il Pipita. Un attimo che controlliamo. Torna a me, GoPro. Torna a me. Amazing!